Tune in, turn on, and drop out. My face was painted, I had flowers in my hair, I mean, you know, I had sandals on, I had beads, I had little bags tied to my waist. We were trying to be very, very, very hip. I guess that charged up rebellious kids' energies, you know, sort of showed them there's a God after all. You can do it your own way. You don't have to do what mom and dad tells you all the time. It wasn't fashionable to be violent. We all were trying to be cool and mellow and groovy and have good vibes, you know? Free boys, free girls, especially free love. Cognome? Barchè. Anni? 29. Professione? Eco expert. Che sarebbe? Blockchain e cryptocurrency expert. Come hai conosciuto Claudio? Claudio ho conosciuto durante gli anni dei studi superiori, facevo il quarto ginnasio, anche lui, eravamo in classi diverse nello stesso anno, era un po' minchia, aveva una panda di 18 anni di merda, però molto carina, e poi l'ho rivisto. Parli di me? Nel 2012 al Convitto Palmieri e lui si è laureato in tempo, io ovviamente no. Di gloria che pensi? Beh, io l'ho vissuto nel primo momento, quando lui voleva troppo stare con lei. Pensa che lui si fumava, a un certo punto cambiò sigarette per fumarsi le Davidoff e i finite e birra, che si fumava anche Gloria. E io lo coglionai un casino per questa cosa e io ero convinto che non sarebbe riuscito a
ma credo non lo sapevo. A stare con lei e invece l'ha conquistata. Non so bene come, ma l'ha conquistata. Oh, che aneddoto. Nome: Giulio. Cognome: Bray. Età: 27. Professione: avvocato. Che pensi di Claudio? Che sia un grande uomo. Un aneddoto: si sveglia ogni mattina alle 7, alle 9 meno un quarto prima dei cancellieri, lui è già pronto in cancelleria. Una macchina, efficientissimo. Di Gloria? È la ragazza più educata che abbia mai conosciuto. Cosa ti aspetti da questo viaggio? Questo non lo posso dire. Un bacio a casa? Nome: Riccardo. Cognome: Prete. Età: 26. Professione: studente fuori corso. Di medicina. Con la tristezza. Perché? Prendete, no? Perché che si è a Budapest? Per l'addio al celibato del dottor Claudio Spano. Cosa ti aspetti a questa volta? Di arricchirmi culturalmente e sessualmente. A livello di crescita, a livello di sensibilità e di affetti. Contaci un aneddoto su Claudio. Io mi ricordo di Claudio che avevo 14 anni, ero più basso di lui e mi dava i pizzicotti sulle guance e mi bullizzava. Quindi era un bullo? Sì, mi bullizzava con Ciccio. Nome: Daniele. Cognome: Paul. Età: 27. Come hai conosciuto Claudio? Ho conosciuto Claudio nel lontano 2004, tempi del mio primo superiore. Ovviamente io mi vedevo sempre sotto casa di Claudio con Marco, perché andavamo a scuola insieme e ci facevamo la strada insieme scudo, insomma uno andava con l'altro. E mentre aspettavo Marco, Claudio intanto andava a scuola e vedeva me che mentre l'aspettavo impennavo come un cretino sotto casa sua. E quindi diciamo che ci siamo conosciuti così. E mentre Gloria l'ho conosciuta a scuola, perché andavamo nella stessa sezione, e solo lei andava un anno dopo di me. E poi nulla, ci conosciamo solo di vista, poi ci siamo conosciuti bene una volta che ho iniziato a frequentare Claudio. E devo dire che è una brava ragazza, a differenza di Claudio. Nome: Renzo. Cognome: Pini. Età: 27. Come hai conosciuto Claudio? Ho conosciuto Claudio in prima elementare, eravamo compagni di banco. Ho conosciuto Gloria tramite Claudio. Professione: pacche magre. Un aneddoto: quella vacca lì non è la stessa più. Nome: Giorgio Chiriatti. Età: 27 anni. Professione: business developer. Come hai conosciuto Claudio? Ho conosciuto Claudio all'età di 17 anni, esattamente 10 anni fa. Mi offrì un passaggio nella sua indimenticabile Panda Blu, riconoscibile anche a Taurisano, dice. Dopo esserci presentati mi parlò subito del fatto che voleva diventare un avvocato. Invece Gloria, chiamata anche Lady Paperfly, l'ho conosciuta all'età di 3 anni ed ho avuto il piacere di rincontrarla al fianco di uno dei miei migliori amici. Nome: Eugenio. Cognome: Peluso. Età: 27. Un aneddoto: beh, sicuramente di Claudio non mi dimenticherò mai quando mi costrinse a bere un litro di birra a 16 anni e da lì poi è finito anche il rapporto fra Claudio e la mia famiglia.